Qua è Mike2000 che vi parla e oggi siamo in un nuovo video su Minecraft Pocket Edition. Allora ragazzi, mi scuso inizialmente se non ho portato video sul canale, però perché diciamo anche per gli impegni scolastici, cazzate varie. Ma ragazzi, ho iniziato questa serie dato che comunque c'è stato un periodo in cui il mio telefono era rotto. Quindi volendo non potevo neanche più caricare vlog e quindi è stato diciamo un periodo di una settimana e mezza più o meno, e quindi diciamo che non sono stato proprio a contatto con la tecnologia in questa settimana e mezza, però diciamo comunque che adesso ho un telefono momentaneo, è sempre un S3 prestatomi da un amico mio, però comunque è sempre un buon telefono, anzi sinceramente se proprio devo dire tutta la verità questo qua mi sembra anche meglio, perché quello là laggava, cioè andava a scatti, e quindi ho deciso anche se fosse quindi di cambiarlo. Allora ragazzi, io ho intenzione di portare avanti questa serie, questa qua è la Minecraft Pocket Edition. E ragazzi, se questo video raggiunge i 5 like, 3 like, dai 4, dai, troviamo un compromesso, i 4 like, parte la seconda parte, appunto carico il secondo episodio, che diciamo registrerò adesso, dato che così poi me lo troverò già avvantaggiato, e adesso siccome sono da solo a casa ho più possibilità di fare video, quindi ne farò un altro di subito ferro, e quindi inshallah. Beh ragazzi, quindi poi ditemi che cosa ne pensate di questa serie, mettetemelo nei commenti. E poi ragazzi, vorrei dirvi una cosa: se questo video raggiunge i 6 like vi porto una nuova serie subito, oppure guardate ragazzi ve la porto normalmente, quindi non vi preoccupate proprio per quello che ci sarà. Dico solamente che dopo aver caricato il secondo episodio di Minecraft Pocket Edition, ma vaffo, cos'è sta roba, oddio, oh mio dio, è un lago sotterraneo. Vabbè, dopo aver caricato la seconda parte caricherò, mio dio, caricherò un video della nuova serie, che vorrei portare almeno un episodio a settimana. Quindi se oggi è 20 novembre, questo video forse uscirà il 21 massimo notte, non lo so, 20 notte, 21 mattina, non lo so, perché diciamo mo sono le 21:16, lo metterò a caricare fra un po'. Allora ragazzi, adesso tralasciando le cazzate, iniziamo prima di tutto col vedere col territorio. Ok, è un territorio abbastanza buono, ah no, abbastanza, è proprio buono. Poi ragazzi, dato che quindi lo stanno aggiornando, quindi l'ho voluto iniziare anche se fosse adesso, perché hanno implementato più cose di prima, perché prima diciamo c'era poco e niente, e quindi ho detto cazzo, aspettiamo un pochettino, scusate i termini scurrili, non posso farne a meno, non aspettiamo un po' e niente, ho deciso adesso di portarla questa serie. Quindi ragazzi, poi un'altra cosa, diciamo che è stata sospesa un pochettino, sono stati sospesi i gameplay di Xbox One, motivo per la scuola, ovviamente sempre la scuola deve centrare in tutto e per tutto. Ragazzi, poi non so come viene l'audio, perché questo qua sinceramente avevo già fatto un altro episodio su un altro mondo, però diciamo che mi laggava il video, non lo so se questo video laggherà, può essere o come non può essere, perché diciamo di giocare bene io riesco a giocare bene. Poi ragazzi, se volete consigliatemi anche qualche altra applicazione, oppure se questa qua è giusta e va bene, e non so, ditemi voi. Allora ragazzi, in questo episodio non è che faremo chissà che cosa, anzi creeremo solamente una base. Certo, la vorrò già fare, la voglio fare. Allora, creeremo semplicemente una base. Allora, prima di tutto
Facciamoci l'essenziale per, oddio, sembrava una casa, almeno per farci un letto, quindi anche per guadagnarci un pochettino di XP, di experience. Vieni qua che ti distruggo la vita, certo. Allora, lapsus momentaneo, dove cazzo sono nato io? Aspettate, ok, mi pare di essermi perso. Mi pare che fossi nato da queste parti. E sì, ragazzi, mi sono perso. Ok, allora vabbè, la faremo qua allora la casa. Dato che comunque è un buon paesaggio, abbiamo un'ampia scelta di zone dove farla, però noi scegliamo questa. Allora, prima di tutto mettiamo una crafting table, craftiamo questa roba. Io piccolo me lo sono fatto, neanche pucacchie. Ok, allora ragazzi, adesso andremo subito a fare della legna, ma carbone. Ehi, ragazzi, carbone, ma mo non posso prenderlo. Allora, torniamo prima della pietra. Allora, io qua avevo visto con voi un bel luogo. Prima di tutto ammazziamo sta mucca. Io avevo visto un bel luogo, ma buchi a caso. Non lo so, non lo trovo più. Mi pare fossi da queste parti. Boh, no, ragazzi, non ricordo. Comunque, c'è della pietra, approfittiamone. Aspetta, perché avevo trovato pure quel cubetto di ferro che mi serviva pure. Ragazzi, se mi potete dire dove è che mi trovavo, possibilmente, ve ne sarei veramente grato. E citerò nel prossimo video colui che mi ha aiutato. E ragazzi, ho fatto pure la rima, credo. Oggi sto proprio con i lapsus freudiani. Vabbè. Ne avremo una raccolta abbastanza, vediamo. Sì. Raccogliamo giusto per farci un pochettino di altre cacchiate. Raccogliamoci un altro pochettino. Prendiamo giusto questo qua. Mo' adesso vi faccio vedere questo. Dove sta il mio cubetto? Ah, ecco qua. Ok. Ecco, da qua l'ho preso. Ok. Non è successo niente. Non puoi mimetizzarti, brutta stronza. Vediamo. Possiamo farci il primo pezzo di armatura, ragazzi. Però io non voglio fare subito i piedi, perché c'aveva una tramucca qua, quindi vorrei. Ecco qua. Quindi certo. Volevo fare le gambe, dato che ce ne sono 5. Mi pare che servono 6 pezzi. Che palle. Vabbè, allora, noi inizialmente comunque ci sistemiamo in questo territorio, poi diciamo sceglieremo insieme tutti quanti dove sistemarci, diciamo, fra virgolette, per sempre. Allora, ragazzi, io punterei più su uno stile normale, cioè non è che voglio fare case di chissà quale genere. Infatti l'ho fatta pure squadrata, dato che la voglio fare con porta a due, stile porta di betulla devo fare. Quindi adesso, ragazzi, dovrei andare a prendere un altro po' di materiali. Sì, mi pare proprio di sì. Dove stanno le betulle? Oddio, ecco qua. Allora, andiamo. Lago. Polli. Ah, questo qua era il luogo, mi pare, dove ero spawnato. Vediamo. Ed eccoci qua. Va là. Citazione di Surreal Power. Allora. Come un genio. Mi ero dimenticato di fare. Certo. Dovrei fare questa. Ah, ecco cosa mi potevo fare. Ed eccoci qua. Sempre mi sarei fatto quell'altra roba. Avrei fatto prima. Avrei fatto i piedi, mi sarebbe pure avanzato un pezzettino di pelle. Allora, prendiamo il più velocemente possibile tutta sta legna. E poi, dato che sono già passati 9 minuti e 40, e quindi io la gola me la sento sinceramente tutta distrutta, terminerei qua il video. Allora, adesso piazziamo tutto ciò che dobbiamo piazzare.
continuiamo appunto nel prossimo episodio. E si sta facendo pure notte. Ragazzi, non metto la difficoltà per i primi episodi, ma li metterò per gli altri, diciamo, perché i primi episodi sono quelli più dove si sviluppa la casa, possiamo così dire. E va bene, allora adesso spacchiamo un pochettino qua, così poi ci troveremo avanzati anche, vedete quanti semini stiamo trovando, per la prossima, per il prossimo episodio che registrerò credo fra un po', non lo so, dipende da come mi sento la gola, perché ragazzi, se non lo sapete, sinceramente mi sento un po' di mal di gola e quindi non ho intenzione, diciamo, non so se posso registrare anche l'altro, perché diciamo non so che cosa fare. Vabbè, usciamo. Allora, qua abbiamo trovato 9 semi, né pochi né tanti. Adesso piazziamo tutto ciò che dobbiamo piazzare. Allora, piazziamo prima di tutto, facciamoci questo. Hanno tolto molte cose, vabbè. Allora, prima di tutto facciamoci questo. No, scusate. Poi noto con piacere che c'è un'altra pecora là. Dato che adesso c'è la luce e quindi non potrò, diciamo, perdere di vista la casa, ne approfitto per uccidere un altro paio di pecore, dato che voglio fare un letto a due. Non morire, cioè no, meglio non morire. Muori però da me di morire. Ok, mi pare che mi sono perso. Ti prego ragazzi, vi prego ragazzi, ditemi di no, non voglio rifarmi tutto. No, no, ecco da qua. Dov'è una pecora, mi serve? Allora, quello è un pollo. Ok, cioè non si fanno vive mo le pecore, mi volete proprio male. Allora, diciamo che comunque per il primo episodio ancora dovrà finire sinceramente. Ho registrato, sinceramente, anche se ho registrato abbastanza, continuo una troppo al massimo. Terminiamo la casa e poi concludo l'episodio qua. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo finire un attimo un secondo qui. Ok, qui. Qua volevo fare un buchetto in mezzo. Giusto così. E la volevo fare normalmente così. Ed ecco fatto qua. Allora, continuiamo di qua. No, dai, no. Allora, facciamo una cosa intelligente. Ok, parkour. Qua, poi andiamo là. Ok. Sinceramente, facciamo così, così ci troviamo anche pezzettini avanzanti, viene anche meglio la casa, poi non lo so. Così almeno quando attiveremo la difficoltà, almeno non mi entrano mostri in casa, almeno da questo punto di vista, però. Ah, eccoli. Ok, ed eccoci qui. Anzi, sinceramente, non mi piace molto come ho fatto. Qua ho fatto anche più alto, a posto, e diciamo che più o meno è finito qua la casa. Quindi adesso dovrei off camera fare giusto qualche cazzata per terminare il tutto. Per esempio, andare anche a prendere un altro po' di robe. Tipo dovrò ampliare un altro po', ma tutto ciò lo farò off camera. Quindi no, tu no, tu mi spieghi perché sei entrato e tu perché sei qua a guardare, sei un testimone di Geova. Quindi ragazzi, come primo episodio ne vado orgoglioso. Vedete, quindi ragazzi, dovrei fare una roba del tipo no, questa. Vorrei fare una roba con questi qua, tutti per di così. Vabbè ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ricordo di raggiungere i 4 like se volete supportare questa serie. Commentate, datemi dei suggerimenti su come fare
rumori osceni, su come fare appunto questa casa. E niente, noi ci sentiamo nel prossimo video. Bella raga!